first, cominciamo dalle signore. Bebe Vio, eccoci Bebe, vieni. Beatrice, la conoscete tutti, ha solamente vinto 6 medaglie d'oro dal 2014 ad oggi. Ciao Beatrice. E quindi è una schermitrice straordinaria e dà la voce a un personaggio molto molto interessante. Ok, poi reduce dall'incredibile successo mondiale del primo Gli Incredibili, l'unica, incommensurabile, vera, come mi ha detto ieri, sono quella vera, Amanda Lear. In originale Edna Mode, come sapete, è alla voce di Brad Bird. Noi e i francesi abbiamo Amanda, e mi sa che ci andava molto meglio. Ok, poi ha lavorato con Bernardo Bertolucci, Damiano Damiani, Sergei Bondarchuk, addirittura è stato grandissimo nella grande televisione italiana di tanti tanti anni fa. Orso Maria Guerrini, vieni Orso, eccolo, grandissimo. E recentemente ha prestato soccorso a Matt Damon in Born Identity, nel primo film, vi ricordate? Stava in acqua a mollo e Orso arrivava e lo prelevava dal mare. Ok, allora, e poi, last but not least, alcuni lo chiamano il Cary Grant della televisione italiana, è nato in radio, ma sta esplodendo anno dopo anno in televisione, Tiberio D'Imperi. Prego, D'Imperi. Il personaggio di Edna, che era già nel primo Incredibili 14 anni fa, è un personaggio secondario, infatti è l'unico del film che non ha superpotere, perché tutti hanno superpotere, sono tutti supereroi, lei no. E dunque il personaggio è secondario, però è importante perché è lei che rifà il look ai supereroi, insomma le veste, è un personaggio un po' ispirata a queste tipe che esistono nel mondo della moda, tipo Anna Wintour, se signore un po' prepotente che sanno tutto meglio di tutti, non sopporto la contraddizione, insomma è un personaggio molto divertente e non mi aspettavo che 14 anni dopo gli Incredibili 2 ripropongano il suo personaggio che si vede diventato un po' di culto. È avuto molto successo perché fa ridere, insomma, vedere sta piccolina. Quando mi hanno proposto il suo personaggio la prima volta, mi hanno fatto vedere la foto, l'ho trovata bruttissima. Non mi immaginavo di dare la voce a questa tipa lì. Poi mi sono molto divertita perché il bello del personaggio è questa attitudine, questo tono di voce, questa intonazione. Lei dà del darling a tutti, come nel mondo della moda. E dunque mi sono molto divertita a fare questo e spero che non aspetteranno 14 anni per fare il verso. Non ci sarò. Il mio personaggio si chiama, vabbè, il nome vero è Karin, ma in realtà il nome è da supereroe Void. E per me è stata la prima volta, io non sono assolutamente un'attrice, non faccio doppiaggio, non faccio niente. L'unico doppiaggio che ho fatto era alla mia voce per una pubblicità, quindi non penso a volte neanche. Ed è stato fighissimo, mi sono divertita un sacco, è stato difficile però bello, alla fine meno male devo fare poche parti, quindi è andata benissimo. E mi piace perché è una mezza matta, in realtà è un po' sfigata nelle prime parti. E poi però comunque è super iperattiva costantemente, è sempre super felice, però comunque mi sono divertita un sacco. Poi parla veloce, l'unica cosa che mi dicevano sempre è che parlavo troppo veloce, mentre in questo film finalmente potevo parlare veloce ed è stato bellissimo. Sì, era la prima volta che mi provo a precipitarlo in una cosa che sono tipo, ho provato questo personaggio a cui do la voce. Sì, ma non so come chiamare, non è un disegno, non è un umano, come si chiama? Agente segreto. Ah, sì, quello che fa, ma quello che è, cos'è, un pupazzo? No, per un pupazzo. No, è un uomo. Eh? È un essere umano. Ah, insomma, questo essere umano immaginario che è ancora un po' dalla fisionomia primitiva.
Bogart, allora ho cercato di ricordare un po' Paolo Ferrari quando doppiava Humphrey Bogart con questa voce un po' sacca, un po' grave. Io sono molto legato agli Incredibili perché ricordava Amanda e il film, il primo, di 14 anni fa e il video del prossimo 14 anni. Questo è stato uno dei primi film che abbiamo visto insieme, anzi se non il primo, e l'idea di poter essere presente nel sequel per me è fonte di orgoglio, perché poi uno fa sempre la ruota del pavone davanti ai propri figli, è una cosa anche che resta. Devo dire un grazie grosso come una casa tanto a Roberto Morville quanto a Manfredi, al signor Manfredi che è il direttore del doppiaggio, che in qualche modo è riuscito a tirare fuori il meno peggio di quello che c'è in me, ed è stata una piacevolissima avventura. È imbarazzante nel senso positivo del termine la qualità, l'iperrealtà di quello che si riesce a vedere. C'è un pezzo del film dove i figli degli Incredibili, incredibili anche loro, guardano i cartoni animati con i quali sono cresciuto io e quelli della mia generazione, ed è imbarazzante vedere proprio due epoche al confronto. Quindi questo è molto forte come impatto, è stata una bella esperienza, speriamo si ripeta. Allora, diciamo del mio personaggio appunto il carattere che è super espressiva, io sono super fan come persona, cioè io quando vedo una persona che adoro vado e faccio oh mio Dio sei super mente, e nel film ho dovuto fare la stessa cosa, quindi l'ultima volta mi era successo con Federer e quindi mi ero immaginata davanti Federer e dicevo la cosa dovevo solo dire l'astica al posto di Federer, quindi è stato molto figo. E quindi da quel punto di vista là, cioè, sono molto io come personaggio, appunto io parlo veloce, sempre contento, tutto quanto. E è stato molto difficile la parte dove dovevo fare quella arrabbiata, e quello è stato molto molto difficile, penso ci aveva messo lo stesso tempo a dire le due frasette da arrabbiata che tutto il resto praticamente, perché cioè, io non sono una che si arrabbia molto e quando mi arrabbio tendo a non parlare proprio, quindi non era proprio da me. Però è stato bello, ho avuto la fortuna di aver avuto una persona che mi ha insegnato molto bene e sì, ce ne devo fare pochissimo, quindi in realtà non è... Però è stato, cioè, mi sono divertita proprio tanto, è stato figo, io no, appunto non sono un'attrice, quindi è stato molto strano dover interpretare questa parte. E ogni tanto mi diceva, gesticola un po', fai proprio come fa il film, però non, cioè, non mi veniva tanto da farlo, quindi mi faceva... È stato divertente perché ogni scena mi diceva immaginati questo e pensa di fare questo. E quindi alla fine io ho vissuto tre film diversi praticamente, non era così finito. Però è stato molto 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 bello, cioè per me comunque... è stato bellissimo, anche perché avere un colosso con lei accanto a me è una cosa pazzesca, quindi no, bellissimo. No, è difficile doppiare perché io guardo l'originale in americano e veramente il dialetto americano è molto lontano dell'italiano. In americano lui dice, oh darling, it's beautiful, ed è fortissimo, la bocca del disegno, oh darling, it's beautiful. Noi in italiano diremmo, ma tesoro, è bellissimo. Più lungo, capisce? Dunque c'è un problema lì di riescrivere tutto il dialogo per adattarlo agli italiani. L'ho trovato un po' difficile, poi è molto frustrante quando fai il suo doppiaggio perché sei tutto da solo. Io lavoro molto in teatro e sono abituata a un dialogo, cioè il mio partner mi dice una parola, lo guardi in faccia, gli rispondi, eccetera. Lì sei tutto da solo e vedi unicamente, tu dici unicamente la tua battuta. Non vedi neanche il resto del film, io il film ho scoperto con voi per la prima volta, io non ho mai visto il film mentre lavoravo sul film. Dunque è una cosa molto difficile, però molto stimolante, mi piace da morire. Perché fare la doppiatrice è un mestiere stupendo, non c'è bisogno di truccarsi. Com'è rivestita? Sei rivestita? In jeans. No, a me è sempre piaciuto Disney. Poi ne ho saputo un po' di più perché Salvador Dalì aveva lavorato con Walt Disney, lui mi raccontava un sacco di cose su Disney, avevano fatto un cartone animato insieme, un cartone animato che si chiamava Destino, che durava 6 minuti. E dunque mi raccontava un po' di tutta questa tecnica del cartone animato e mi è sempre stata affascinata da Disney. A me il personaggio che mi piaceva di più era la regina cattiva di Biancaneve. Perché Biancaneve mi piaceva perché faceva la sfilapolvere per i nani. Mentre
regina era sempre vestita bene. In effetti avete notato che i cattivi dei Cavalieri sono sempre quelli che sono vestiti meglio. Quella di Vir, Malefica, c'hanno le unghie, il trude. Cosa ci vuole dire? Mi piace la regina cattiva, ho sempre voluto fare un personaggio così un po' cattivo, non no la carina, romantica, ma un personaggio. E Edna è un po' così. No, ormai mi sono proprio adeguato a quella che è la generazione successiva alla mia, fortunatamente riesco a muovere. La cosa che mi terrorizza è quando mi chiedono, per poter fare una cosa in internet, una serie di informazioni che non ritengo idonee allo scopo, allora mi ritiro. Poi c'è anche una serie di password, ogni cosa per dire. Io una volta ricordavo tutti i numeri di telefono a memoria, era un bel esercizio, adesso basta schiacciare il nome, adesso ci vuole la memoria delle password, che essendo esse complicate non è di per sé facile, per cui era un altro bel allenamento per la vecchiaia. Comunque Orso Maria Corini tutto attaccato, sono più di 8 parole, quindi va bene, basta che te. Io a casa mia metto l'allarme, sai, e tu dici che mi devo ricordare, ho messo la mia data di nascita. Se no la cambio regolarmente, mi squilla l'allarme. Non è un'idea brillantissima, Amanda, la riconsidererei. Messo Wikipedia, però ci sono varie date di nascita. Esatto, esatto. Penso che ho visto delle cose che non avrei mai potuto immaginare. Se ripenso a quando andavo al cinema, all'epoca era un evento perché ne veniva uno ogni non so quanti anni, lo spazio tra gli Aristogatti e Bianchi e Berni, ogni morte di Val, insomma, uscivano. Adesso ti vedevi delle cose disegnate a mano, disegno per disegno. Io, essendo collezionista, ho anche qualcosa acquistato a caro prezzo di quelli che si chiamano... No, gli acetati, esatto, gli acetati. E vedi la perizia come ha saputo poi trasformarsi nel corso anni, rimango a bocca aperta. Ripeto, ci sono dei particolari, perché è tutto curato, non solo il personaggio, ma anche le scenografie, c'è una cura spettacolare. È un film che puoi rivedere più volte e trovi sempre dei particolari. Mi auguro che sul DVD Blu-ray, che arriverà con calma, ancora deve uscire i film, ci siano molti particolari del dietro le quinte, perché mi appassiona molto questo, insomma. Ecco. Volevo chiedervi chi considerate voi dei supereroi nella realtà. Ci sono per voi nella realtà di oggi supereroi? Già camminare con i tacchi a spilli. Amanda e Orso lo pensano un po'. Io ho la fortuna di conoscere tantissimi supereroi, diciamo, nel mondo reale, e appunto vi ho detto prima che abbiamo un'associazione Onlus, per me è un'associazione dei miei genitori e l'hanno creata per aiutare i ragazzi amputati a fare sport, perché appunto lo Stato non passa le prove sportive, e allora i bambini, i giovani non possono iniziare a fare sport perché non, diciamo, costano un sacco di soldi, protesi, carrozzine, stampare e tutto quanto, e quindi i miei genitori hanno creato questa associazione per dare una mano a tutti questi ragazzi. E noi per ora abbiamo 20, siamo quasi 30 ragazzi che vanno dai 6 anni ai 27, e per me loro sono i miei supereroi, cioè io ogni volta che li vedo mi innamoro follemente. Vedere dei bambini di 6 anni senza una gamba, che non sanno correre ma sognano una gamba per correre tutta la vita perché hanno visto gli altri ragazzini correre e vorrebbero correre anche loro, e quindi per me uno dei miei supereroi è Efrem, che è questo bambino, uno dei nostri bambini che appunto abbiamo dato questa gamba per correre, non sapendo come usarla, non sapendo come correre niente, ha iniziato a correre come un matto perché vedeva gli altri bambini correre, ha provato a fare anche salto in lungo, però si è schiantato contro la sabbia, però si è rialzato subito e ha iniziato a correre come un matto, quindi per me i supereroi sono quelli che appunto non si fanno troppi problemi, ma cercano di se lo creano il loro superpotere, piuttosto, insomma, cercano di realizzare tutti i loro sogni e tutti i loro obiettivi senza,
senza far pesare la cosa agli altri, senza dire alla fine è una persona con disabilità, era così, no, semplicemente è un bambino che non ha una gamba, però nel momento in cui si trova il modo per iniziare a correre, lui corre, se ne frega di tutti, anzi diventa un esempio pazzesco per tutti gli altri. Per me sono... Attualmente per me i supereroi, penso, anche per quello che è stato il mio passato, penso a quei magistrati che hanno pagato con la vita e con l'impegno, trascurando la famiglia e immolandosi allo Stato. Penso ai Vigili del Fuoco di Rigopiano, penso ai carabinieri e alla polizia che tutti i giorni sono lì a tutelare la nostra sicurezza e, come dire, sacrificano il loro privato per il sociale. Per me questi sono i supereroi. Sai, questi che hanno salvato quei poveri ragazzi in Thailandia, sono i supereroi. Esatto. Quello già è un film, secondo me hanno già detto. No, lo è già, è già ufficiale. Ma cos'è pure un